Ciao cara. Credo che sia alto, io sono molto tappa. Grazie. Ciao a tutti, scusate l'emozione, non sono certo abituata a parlare davanti a tanta gente. La mia parola è dignità, che va di pari passo con un'altra parola, diritti. Però la applico a una categoria a cui si pensa poco, e sono i disabili. Diciamo che in questi giorni sono anche stati alla ribalta della cronaca, perché un manifestante malato di SLA è morto durante un presidio a Roma. E lo voglio ricordare. E ho visto anche tra noi persone in carrozzina. Da parte mia ho una figlia che da 20 anni è immobilizzata su una carrozzina e quindi vivo questo problema sulla mia pelle. Allora, la dignità del disabile è al centro di convenzioni internazionali, dichiarazioni teoriche di pari opportunità molto belle, però quando si tratta di passare alla pratica, è un altro film, sinceramente. I fondi per la non autosufficienza, 250 milioni. Ce ne vorrebbe il doppio, almeno il doppio. E negli ultimi 5 anni le politiche nazionali sono state decisamente improntate al taglio, se non alla soppressione in qualche caso. Quando si pensa alla non autosufficienza, si immagina l'anziano, ma l'anziano è solo una parte del problema. Il disabile giovane anche è gestito molto spesso da altri, privato di autonomia, nelle strutture sanitarie, che sono anche molto costose per l'umanità, per la comunità, perché sono un colobrodo di sprechi e di spese gonfiate. Non è nel ricovero la soluzione. Il disabile fisico grave, ma in grado di intendere e volere, chiede di prendere in mano la propria vita, lavorare, abitare a casa sua, essere aiutato lì. Chiede di essere una risorsa e non un peso. Esige di potersi autodeterminare come ogni altra persona. Lui è fragile, ma non è inutile. Compito della comunità e della politica è accompagnarlo fino al punto in cui possa spiegare le proprie ali e volare. Insomma, ci vuole una rivoluzione culturale che lascia alle spalle l'assistenzialismo. Ora, non sono qui per lamentarmi, ma sono qui per fare una proposta, che è conoscere e imparare a praticare una formula poco nota, che è la vita indipendente. Non so chi qui dentro la conosca. Si può chiedere aiuto alla FISH, che invece è nota, che è la federazione italiana che raccoglie le associazioni per il superamento dell'handicap. Vita indipendente è un movimento di persone, di associazioni, nato 50 anni fa negli Stati Uniti. Poi si è diffuso in Europa e anche in Italia, dove è presente in numerose regioni. E il suo obiettivo è l'autodeterminazione, più possibile totale, dovunque il disabile si trovi, benché preferibilmente a domicilio. Con un progetto quindi su misura basato sull'aiuto di un assistente personale che costituisce proprio le gambe e le braccia del disabile stesso e il cui costo, in assenza di un congruo reddito, viene sostenuto dall'ente locale, finanziato a sua volta dallo Stato, con un risparmio fra l'altro interessante rispetto al ricovero in struttura. Quindi io chiedo stasera, chi è interessato, posso anche fornire dei contatti, soprattutto ai parlamentari e agli amministratori, di occuparci di più di questo tema che si rapporta fra l'altro all'articolo 3 della nostra Costituzione. Per finire, a Matteo proprio un grazie speciale, perché in questa mia vita stanca e piuttosto anziana, te ha portato veramente una pennellata di sole, la definirei, perché a volte la gente non ne può più e lascia, molla. Invece ho trovato la forza di reagire, la forza di sperare, di continuare a lottare con altre persone affinché quel famoso vento, quello inarrestabile, ci coinvolga tutti. Grazie.